Потому что творчество... Что такое творчество? Для чего существует искусство? Почему? Хорошо это или плохо? Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство? Да моего вы у меня не отнимаете! У меня и так уж все отняли там! За колючей проволокой! Carissimi amici del Nightmare, benvenuti e bentrovati. Siamo qui oggi in compagnia del regista Andrei Tarkovsky per presentare un'opera molto emozionante. Si tratta del documentario Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera. È un'opera che è stata presentata nel corso della 76esima mostra del cinema di Venezia e si sofferma sulla figura del padre del regista, svelandolo come uomo, come persona, ma soprattutto come artista. Va oltre la definizione di documentario, perché è un'opera molto, molto intima. Il regista ha passato diverso tempo, molti anni, nella raccolta del materiale. Si tratta di registrazioni audio, di interviste, di scene tratte dai set. C'è un po' la vita sia di Tarkovsky padre, ma anche di Tarkovsky figlio. E tutto passa dagli occhi di un bambino, perché nel momento in cui ci si rivolge nei confronti del padre, si resta tutti un po' bambini. Quindi è il regista che guarda il padre, ma anche ad un artista. È una sorta di omaggio, potremmo definirlo così. Sì, è un omaggio, un ricordo particolare mio, chiaramente. Non tentavo di fare un film, una biopic o qualsiasi genere di ricerca giornalistica su mio padre, no, è un ricordo personale molto intimo che avevo di lui a distanza di molti anni dopo la sua morte. Ormai sono passati più di 30 anni, ci sono stati fatti moltissimi film, molti libri sono stati scritti, eccetera, quindi non vedevo una necessità di un altro lavoro giornalistico. Volevo eliminare i filtri, non volevo fare delle interviste, volevo mettere lo spettatore davanti a Tarkovsky e far sentire quello che veramente pensava lui come persona, come regista, come artista, delle cose che erano interessavano, che lo commuovevano, che davano forza alla sua creatività. E per quello ho scelto di lavorare con le registrazioni audio. Abbiamo più di 800 ore di questo materiale fantastico, di interviste, di incontri con il pubblico, qui nei nostri archivi a Firenze. E quindi il film nacque a partire da queste registrazioni. Quindi prima ho ricostruito un racconto autobiografico e poi chiaramente sono state create le immagini a corredo di questo suo racconto. Il film si divide in capitoli e ci ritroviamo anche nei luoghi in cui ha vissuto Tarkovsky. Sono luoghi che diventano anche contenitori di memorie, di ricordi. Infatti ogni capitolo dedicato a un film, ma ogni film per mio padre era un periodo importante della vita, quindi una tappa della vita. Quindi parlare della vita di Tarkovsky bisogna per forza parlare dei suoi film, perché il film riflette il suo stato d'animo in quel periodo, le cose che le interessavano, e quindi le immagini che ho scelto anche dai pezzi dei film sono molto autobiografici, quindi raccontano la sua vita, le sue sensazioni, le sue esperienze di quel periodo. E quindi anche i luoghi, abbiamo girato nei luoghi dove lui ha vissuto, dove ha girato i film, e quindi anche questo è molto importante, perché la scelta del luogo per lui era fondamentale, nonostante dopo sono passati anche più di 50 anni dalle riprese, quei luoghi continuano a conservare quella magia. Quindi sceglieva, ma riusciva a sentire proprio la magia del luogo, non ricreava, ma riusciva a sentire questa particolare energia del posto, e quindi era molto bravo a scegliere delle location per il film.
Quindi viaggiando e girando in quei posti siamo rimersi in queste atmosfere dei film, che è stata un'esperienza molto bella proprio anche andare a fare le riprese. Certo, perché poi sono luoghi anche ricchi di mistero da un lato, ma anche di molta poesia, che è la stessa poesia che si respira nei film di suo padre. Certo, mio padre, come dice anche lui, insomma, prima di tutto è un poeta, poi Certo. rifiutava di essere chiamato filosofo o semplicemente regista. Chiaramente dietro ogni film c'è una profonda filosofia, questo senza dubbio, però per lui era più importante l'incontro emotivo con il pubblico, È vero. la commozione, la compassione, quindi tutto quello che per lui era molto più importante di una ricerca intellettuale. Quindi dicevo sempre che non cercate di capire niente nei miei film, cercate di sentirli e guardarli con gli occhi di un bambino. Quindi questo, perché i bambini chiaramente sono sempre spogli di qualsiasi costruzione mentale, qualsiasi blocco, qualsiasi che poi acquistiamo nel nostro vivere. Quindi bisogna Esatto. essere meravigliati, e quindi i film devono essere accettati o non accettati, ma non cercate di capirlo subito, perché è un approccio sbagliato. Quindi anche io ho costruito questo documentario su questo tema, insomma. Comunque è un incontro emotivo, così come mio padre voleva sempre incontrare il pubblico. Eh sì, è una cosa tangibile, per questo quando parlavo all'inizio del suo film dicevo che è veramente molto emozionante perché lo si riesce a sentire dentro con i sensi. È un incontro di emozioni, un incontro tra padre e figlio. È come il bambino nel film Il Sacrificio, che viene accompagnato per mano ed si respira veramente la poesia che poi si è sempre respirata all'interno della sua famiglia, perché suo nonno Arseni, insomma, era un poeta. Sì, era un grande Figurati. poeta. Senza Arseni chiaramente non ci sarebbe né stato Andrei Tarkovsky, perché mio padre in qualche modo ha trasposto nel suo cinema la poetica del padre di Arseni. Quindi è una tradizione, una continuità poetica e culturale che era fondamentale per mio padre. Infatti, Arseni era lo spettatore più importante, l'opinione, dopo aver compiuto il film, è la prima opinione che chiedevo sul film era del padre. Quindi c'è questa connessione, anche molto doloroso, perché chiaramente Arseni lasciò la famiglia, mio padre è cresciuto separatamente con sua sorella. Anche la figura della madre, che è fondamentale, che ha formato. Mio padre ha dato di tutto per farlo studiare, farlo diventare quello che è diventato. Senza la madre, il sacrificio della madre non sarebbe stato possibile. Infatti, il film Lo Sì. Specchio, che è dedicato alla madre, proprio racconta questa storia molto, molto. Infatti la figura di sua madre ricorre spesso anche in questa sua opera, Sì, gira molto sì, anche intorno a sua madre, molto, in maniera molto delicata. E sì. Sì. poi una cosa che mi ha colpito è anche quel senso di sacralità che suo padre attribuiva all'immagine, ma anche all'arte in genere, come quasi se l'arte fosse una sublimazione della religione e viceversa. Perché c'è uno stralcio nel film che dice appunto che l'arte, il fatto di creare, di fare arte, è un qualcosa che avvicina l'uomo a Dio e quindi fare film, girare, fare cinema. È per suo padre un avvicinarsi a Dio, è la preghiera del film, del titolo del film, una preghiera rivolta a tutti poi. Esatto. Tra l'altro, per me è stata una scoperta di ritrovare nel dentista, ripete due volte questa frase: i miei film per me sono una preghiera. Quindi non lo diceva mai, per la modestia, o comunque l'ho sempre pensato, però ritrovando queste parole le ho voluto proprio sottolineare, perché descrivono perfettamente quello che è l'opera sua. Insomma, chiaramente fare cinema per lui era fare l'arte, era un poeta più di tutto.
quindi questa offerta che un artista deve fare alla gente, al creatore, è una cosa fondamentale, e anche così per capire la sua opera, questo mi sembra un approccio più importante. La spiritualità nell'opera di mio padre è sempre presente, però non si esprimeva molto a proposito proprio della sua fede, della sua religiosità. Invece in questa intervista ho ritrovato proprio molto concise le parole con quale definisce la sua opera. Quindi i miei film sono una mia preghiera. Per questo il titolo del documentario è anche diciamo, il titolo di tutto il leitmotiv di tutto il film. Certo. Lei immagino abbia vissuto un po' l'atmosfera sui set di suo padre. Com'era per lei all'epoca viverla come bambino e che tipo di atmosfera si respirava? Perché da quello che si vede nel film sembra tutto molto, molto sereno, molto tranquillo, c'è un'atmosfera di cordialità, di amicizia. Sì, comunque io sono stato, i miei primi ricordi di infanzia dello set dello specchio, avevo 4, 3, 4 anni, quindi sono i ricordi più così pochi, molto interessanti, ma comunque di un piccolo bambino. Invece un ricordo bellissimo che ho già da un grandicello è quello del set Stalker, che lì ho avuto la possibilità di assistere alle riprese e quindi vedere crearsi quel capolavoro di film. Ed era Stupendo. un'esperienza fantastica. Forse non ho mai visto, ne ho visti tanti di set, ma forse era un'esperienza unica perché ho visto lavorare le persone in una maniera ma non lavoravano. Creavano, quindi tutti, fino all'ultimo elettricista, insomma, del set sapeva, era cosciente del fatto che stanno creando un'opera d'arte. Oggigiorno è difficile, insomma, ritrovare questo modo e atteggiamento. Quindi lavoravano senza orari, a volte giravano 24 ore a diritto, insomma, non dormivano la notte finché un'inquadratura, finché una scena non veniva fatta, non abbandonavano. Quindi con estrema abnegazione, fatica, chiaramente tensione, perché insomma era molto difficile girarlo, sia per la difficoltà dei film stessi, ma anche per la difficoltà con le autorità, con il regime sovietico, sempre giravano con pochissima pellicola, per esempio, perché chiaramente gli veniva concesso, mio padre girava sempre con Kodak era una pellicola molto cara in Unione Sovietica, veniva acquistata all'estero e quindi veniva data solo ai film di propaganda, eccetera. Quindi ottenere Kodak era già difficile, quindi ridavano una quantità di pellicola molto pochissimo. Quindi, per esempio, Solaris fu girato con uno o due Chuck e basta, ogni scena. Quindi praticamente si vede anche la bravura e la professionalità sia della troupe, ma anche degli attori. Perché adesso siamo abituati, ne fanno 200 diciamo, a girare film come girava lui, così con poca pellicola, vuol dire anche una grande professionalità della troupe, del regista. Infatti, quando venne in Italia, gli fu dato moltissimo, milioni di metri di code, non sapevo cosa me ne faccio con tutte queste pellicole, la sua espressione, perché non era abituato a impostare già l'inquadratura così. Quindi, niente, un'esperienza molto bellissima che mi ha segnato, anche perché questa capacità creativa, questa atmosfera, insomma, questo laboratorio creativo che era il set, in qualche modo veniva anche trasportato a casa, perché chiaramente non aveva mai smesso di lavorare, comunque non distingueva la sua vita privata dal cinema, quindi lavorava sempre. Quindi essere accanto a lui era sempre essere accanto di qualcuno che creava, insomma, era molto bello. Perché chiaramente, come tutti i grandi poeti, aveva uno sguardo molto più ampio rispetto al nostro, quindi vedevo le stesse cose ma in una maniera completamente differente. Quindi, e quando ti faceva capire, ti spiegava, insomma, questa sua prospettiva di vedere il mondo, le cose, era bellissimo.
riusciva a ogni cogliere la piccola cosa bellezza. coglieva una loro poesia. Quindi, questa è un'esperienza molto bella, non solo per me che ero il figlio, ma anche tutte le persone, amici, insomma, le familiari, quelli che stavano accanto. È vero, riusciva a raccogliere e a trasmettere poi la bellezza di tutto quello che osservava e lo rendeva visibile anche agli occhi dello spettatore, cioè infondeva poesia, infondeva bellezza e veramente sono opere uniche. Lui ne ha fatte 5 nel corso di 25 anni, ma sono tutti veramente dei capolavori. Nel film dice che forse il suo l'opera che reputa più riuscita è proprio Stalker, in quanto lì c'è la sua condizione di artista. Sì, in qualche modo chiaramente tutti i film sono autobiografici in quel periodo. Forse Stalker, infatti, come dice lui, rifletteva molto più la sua condizione d'artista in quel periodo. Perché poi chiaramente, come ha detto, 5 film a 25 anni per un regista che poteva farne uno all'anno, era una sofferenza costante. Quindi per un artista che non riesce a esprimersi, non riesce a lavorare, come per esempio, non lo so, un pittore comunque se non espone ha la possibilità di dipingere a casa, insomma, e mantenere e creare le sue opere, un regista non lo può fare. E quindi era un motivo di sofferenza, di stress, di continua battaglia per promuovere la sua opera e di poter dire qualcosa nel cinema russo. Ma per quello poi anche la decisione di lasciare l'Italia. Stalker era l'ultimo film che girò in Russia, con tra l'altro enormi difficoltà. Stalker è stato rigirato 3 volte praticamente. E lì, infatti, durante questo periodo di ripensamento, rigirava perché tutto quel che hanno, il primo girato del film, tra l'altro parlando dalla pellicola, fu rovinato durante la stampa. Anche dato una possibilità di ripensare la figura di Stalker, chiaramente ridurre i mezzi, perché chiaramente non avevano più soldi per finire il film, e quindi l'ha ridotto all'osso, però ha concentrato tutta la sua esperienza, tutta la sua arte in questo film. Quindi per me è uno dei film, anche per me, migliore, però come ripeto, perché ero presente sul set, mi dà anche L'ha vissuto. sì, l'ho visto nascere in qualche modo, quindi un'opera molto cara, sì. Certo. Com'è stato per lei lavorare a questo film e quindi trascorrere nuovamente tutto questo tempo? Mi parlava di diverse ore, di diversi anni, insomma, alla lavorazione del film con suo padre, seppur filtrato attraverso il video, attraverso le immagini. Che tipo Ma di in realtà sensazione? nasce, sì, nasce, nasceva da una necessità mia personale, chiaramente, un po' di ritrovare conferme nel mio percorso personale della vita, di trovare di qualche modo confrontarmi con lui, vedere, capire quello che pensava lui, insomma, era una necessità, spirituale mia, diciamo. E quindi ho cominciato il film nel 2002, ma con un'altra intenzione. Era più un film, un biopic, eccetera. Però in questi anni, poi, per la ricerca di fondi, abbiamo dovuto rallentare, ci siamo fermati, però mi ha fatto anche ripensare, ritornare proprio all'essenza. Insomma, non ho voluto più fare niente di giornalistico, niente teste parlanti, ma far parlare proprio lui, perché poi riscoprendo questi enormi archivi, ascoltando quello che aveva da dire, credo non c'è bisogno di aggiungere l'altro al suo Certo. monologo, alle sue parole, perché già dice tutto e anche molto chiaramente, molto bene. Analizza anche, racconta il suo percorso, i suoi film, meglio di qualsiasi critico cinematografico. E quindi è stato un lavoro difficile da raccogliere, insomma, perché tutto questo materiale, per la prima versione era circa 3 ore di film, e quindi con materiale molto interessante, bello, le parole molto profonde. Quindi, diciamo, di solito manca il materiale. Nel caso nostro è il contrario, diciamo. Per me era molto doloroso togliere alcune parti, eccetera. Però, ecco.
alla fine è un lavoro molto bello perché ho lavorato con il mio direttore di fotografia, Alexei Naidionov, era mio cugino, nonché anche fece la pratica sullo specchio. Ho lavorato con mio padre, ha fatto molto bello, era anche fotografo di famiglia in qualche modo, molte delle fotografie nel film sono sue. Quindi qualcuno che conosceva come il montatore Michal Leschilovskij, che montò Sacrificio, l'ultimo film, Sì. in Svezia con mio padre. Quindi erano delle persone che avevano sempre conoscevano mio padre, lo amavano, quindi non c'era bisogno per me di spiegare niente, insomma. Quindi per tutti tre di noi era in qualche modo ricordare, insomma, rendere omaggio e rivivere questa atmosfera, le sue parole, la sua presenza. Quindi il processo di lavorazione per tutti noi era molto bello, insomma, era rincontrarsi con lui, ma anche incontrarsi tra di noi artisticamente. Direi che Infatti il risultato è un lavoro veramente molto intenso, ma si respira anche molta della libertà di cui parla suo padre nel film, certo, libertà per facendo lui era anche. fondamentale Esatto. in tutti i sensi, perché quindi era una sua caratteristica. Infatti, credo che una persona nasce libera, come dice lui. Infatti, probabilmente lui è nato così e si distingueva anche per strada. Insomma, era un uomo che attraeva lo sguardo perché era diverso dal suo Davvero. potere perché era libero. E questo per lui era anche una condizione fondamentale per poter creare, per poter lavorare, infatti. Questo lo ripeteva sempre anche apparentemente in Unione Sovietica, dove lui ha dovuto lavorare, la censura, eccetera, chiaramente dei problemi, però è incredibile quella forza personale che aveva di comunque riuscire a ottenere e promuovere i suoi film e farne quei cinque film, perché se pensiamo anche oggigiorno fare film come Specchio, come Rubliov, come Solaris e altri, sarebbe stato altrettanto difficile. E lui capiva molto bene anche la differenza. Là, essendo i film prodotti dallo Stato, era un problema burocratico e un problema soprattutto di censura. Qua ne abbiamo i produttori per i quali il cinema e i film sono prodotti commerciali che devono rendere. Quindi non avevo illusione, anche dopo aver preso la decisione di rimanere all'estero, non avevo illusione di lavorare con tranquillità, avere tutti i soldi che volevo per i propri film. No? Per trovare i soldi di Sacrificio ci sono voluti 3 anni. Il film rischiava di non essere fatto perché è molto difficile anche a quei tempi. Quindi, però, non ha mai sceso ai compromessi, non ha voluto fare i film di successo, o comunque i film commerciali che l'avrebbero permesso poi dopo di fare quello che voleva. Lui diceva: cioè, una volta preso questa strada, non ne puoi tornare più indietro, non puoi venderti. Insomma, ecco. E quindi, per questo, questa libertà, ma anche quella forza, non solo poetica, creativa, ma anche forza personale di difendere le proprie idee, le proprie opere. Certo, lui aveva in mente di creare una scuola di cinema anche a Firenze, dove c'è l'istituto. Sì, il suo grande sogno era una scuola di cinema, anche proprio una scuola d'arte, dove lui avrebbe voluto insegnare, una scuola impostata proprio sulla sua visione dell'arte, no? Quindi per formare i giovani non solo per il cinema, ma giovani artisti con una certa impostazione che lui riteneva importante. E purtroppo non è riuscito, non ha avuto tempo di fare questo, ma comunque era un suo grande sogno. È vero. Però ci ha lasciato veramente un lascito incredibilmente bello perché il suo sguardo era rivolto sempre verso un oltre. Sì, questa è una caratteristica sua, infatti forse lo è anche di tutti i grandi artisti, grandi geni, di non disperdere la propria attenzione, era sempre concentrato su un obiettivo, su questa sua ricerca spirituale. Anche lo stesso cinema, l'arte per lui non era la fine, ma il mezzo di conoscenza per arrivare alla verità. E la ricerca Certo. della verità era per lui fondamentale. Non si è mai distratto, insomma, questo
capacità di concentrazione, insomma, è molto rara, però è una caratteristica Sì, dei grandi artisti. diceva anche un'altra cosa che mi ha colpito, che l'artista non deve mai balbettare, ma deve essere sempre forte e consapevole. Sì, esatto. L'artista non deve cercare, deve trovare, no? Questo l'ha detto anche Picasso, no? Lo citava spesso, no? Io non cerco, io trovo. Perché quando uno deve, ogni opera, ogni film per lui era un atto morale. E quindi non devi far vedere la tua ricerca, quello la fai a casa, lo fai nel tuo studio, lo fai durante la preparazione del tuo lavoro. Però quando hai deciso di parlare, devi parlare forte e chiaro. Quindi questa anche la prefazione di film Lo Specchio, no? Questo bambino, un ragazzo balbuziente che poi, grazie a questa dottoressa, per la prima volta riesce a parlare forte e Bellissimo, chiaro. veramente, è vero, è vero. Io guardi, la ringrazio a nome del direttore artistico Franco Calandrini, a nome di tutto lo staff del Ravenna Nightmare Film Festival e la ringrazio soprattutto perché, per quest'opera, perché è estremamente commovente ed è qualcosa da vedere con gli occhi, ma soprattutto con gli occhi del cuore. La ringrazio enormemente per essere stato qui con noi, per la gentilezza e la disponibilità. Grazie Andrei Tarkovsky di tutto e anche un grazie a suo padre, veramente per tutto quello che ci ha lasciato. Grazie, grazie a voi, grazie al Festival per avermi invitato. Grazie.